blog con i balli di Carolina. When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity. Scared of it all. And isn't it glorious how love gets the best of us? Yeah, I got feelings, but I'm a tough one sometimes. Benvenuti in un nuovo video.
Oggi giornata super piovosa, infatti ho un sonno pazzesco, sto cercando di rimanere sveglia ma sto facendo abbastanza fatica. Allora, sono rientrata da lavoro da poco, nel senso che vabbè, i miei non hanno ancora la linea internet perché gli hanno detto che ci vorranno circa 7-10 giorni per fare il passaggio da un'abitazione all'altra, però appunto stamattina sono andata a sbrigare un po' di commissioni in giro. Scusate, ovviamente abbiamo l'eco in sottofondo, sbadigliato. Comunque ragazzi, allora, volevo farvi vedere delle cosine che ho acquistato. Sono stata da The Zenith e da H&M. Lisa, fa freddo, dove devi andare? Da The Zenith e da H&M e ho preso delle cosine di cui avevo bisogno. Le apro perché sennò ci spacca i timpani, scusate. Eccomi ritornata. Dunque, vi faccio vedere innanzitutto, ho gli scontrini, vi faccio vedere innanzitutto quello che ho acquistato da The Zenith. Allora, ho preso un leggings nero, semplicissimo. Questo l'ho pagato 9,99 euro. È leggermente più pesante rispetto a quello che avevo prima e praticamente l'ho dovuto ricomprare perché quello che avevo prima si è sfracellato quando sono caduta, si è bucato, si è strappato. Io adoro i leggings, durante l'inverno li indosso veramente tantissimo perché vanno bene sempre anche con un maglione di lana, magari anche un po' più lungo rispetto al solito. Mi piacciono proprio tanto, poi sono comodi, non avendo cuciture li sento belli morbidi, quindi addosso non danno fastidio. Odio invece tutti i pantaloni tipo jeans che tendono ad essere un pochettino più stretti. E come vedete appunto un leggings veramente molto semplice. Tra l'altro è un po' che sto valutando l'acquisto di un leggings in pelle, e si trovano praticamente ovunque, solo che ho paura ad acquistarli perché penso che a me dureranno veramente poco. Con i gatti insomma non è molto facile, basta un attimo che saltano sulle gambe e basta niente appunto per tagliarli, però mi piacciono proprio tanto. Stamattina, sono sincera, ero particolarmente tentata, indecisa se acquistarli o meno, alla fine ho lasciato stare, però un pensierino ce lo faccio. E poi, sempre da The Zenith, ho preso cose tutte comode, dal momento che il tempo, la gran parte del tempo, dovremmo passarla in casa a causa di questa maledetta situazione, ho puntato su cose molto comode. Ho preso un bel pigiama finalmente, adesso butterò via quelli vecchi perché bisogna far così. Come si acquista un qualcosa di nuovo, va buttato via un qualcosa di vecchio, di consumato, perché altrimenti non c'è più spazio. Allora, il pigiama che ho preso è questo. Allora, è costato 19,99 euro il completo, e non ce n'erano di quelli belli felpati, belli spessi come piacciono a me, però ne ho preso comunque uno perché ne avevo bisogno. Allora, è molto semplice, come vedete, la maglietta è azzurra, ha lo scollo a V. Adesso lo vado poi immediatamente a lavare perché lo voglio indossare il prima possibile. E poi c'è il pantalone, anche questo molto molto carino, sempre sui toni dell'azzurro, però ha anche dei rigori rosa. Guardate che bello che è, molto molto morbido ovviamente. C'era anche il modello fatto al contrario, ovvero la maglia era di questa fantasia e il pantalone invece era azzurro, però mi piaceva più questo. E niente, mi piace un sacco questo tipo di fantasia, vedete? E comunque alla fine 20 euro non è tantissimo, solitamente costano un po' di più. Non avevano più tanti articoli in saldo, sono andata a vedere se riuscivo a trovare dei pigiami in saldo, perché sapete che io sono fissata con quelli belli
coccolosi, belli spessi, soffici, però vabbè, ho preso questo. E poi, infine, in realtà cercavo un paio di calzettoni, perché io di notte devo avere i calzettoni, anche se dormo con il piumone, devo avere i calzettoni, perché sono un tipo molto molto freddoloso. Però non c'erano, così ho preso comunque per 3,99 euro queste, che sono praticamente delle calzette antiscivolo e sono, diciamo, in pandan con il mio pigiama, come potete vedere, perché sono praticamente dello stesso identico colore della maglia. Sono veramente carinissime, molto molto morbide, in spugna. C'è una lotta lì tra quelle, vabbè, lasciamo perdere, un po' matta. E comunque qui hanno l'elastichino che si stringe in prossimità della caviglia, poi hanno tutto questo velo drappeggiato, non so se riuscite a vederlo, sono molto eleganti e molto rifinite nei minimi particolari. E poi hanno il fiocchettino qua di raso. E sotto ovviamente hanno i gommini. Scusate ragazzi, mi ha chiamato Omar. Comunque stavo dicendo che oltre a essere coccolosi, super coccolosi, sono anche molto eleganti e ben rifinite. Bene, da The Zenith è tutto. E andiamo avanti. Sono stata da H&M. Cosa stanno facendo quelle due lì? Anche di H&M stranamente ho conservato lo scontrino. Avevo degli sconti che si potevano applicare anche agli articoli in saldo, quindi ne ho approfittato. Io ho la tessera, nel senso che ho scaricato l'applicazione, ho la tessera dei punti, ogni tanto vengono dati degli sconti, come ad esempio spese gratuite se si acquista online o ulteriori sconti su articoli in saldo. Così non me li sono lasciati scappare. E ho acquistato, sempre per stare in casa, questo meraviglioso... Non se riesco a mostrarvelo senza far danni. Questo meraviglioso maglione, super super caldo, ma guardate quanto è bello. In realtà lo avevo già adocchiato un pochettino sul sito, però era completamente terminato sul sito. Era completamente sold out e mi dispiaceva un po'. Come l'ho visto in negozio, mi sono subito fiondata. Praticamente il prezzo originario era di 34,99 euro, scontato veniva 14,99 euro, e io sui 14,99 euro ho avuto un ulteriore sconto del 10%, e quindi niente, super super contenta. È di questo color beige e poi ha tutta questa lavorazione, vedete, sul davanti. È un maglione molto molto lungo, dietro è fatto in questo modo, non è a collo alto, ma è appunto un maglione che io voglio indossare per stare in casa, così anche quando suono al corriere non si spaventa, povero uomo. Posso scendere, diciamo, vestita decentemente, non con cose strane. E mi piace un sacco. Poi, tra l'altro, come tessuto, non è uno di quei tessuti che punge. E poi, da abbinare a questo bel maglione beige, ho preso questi leggings. Questi non erano scontati, li ho pagati 14,99. Sono di un colore un po' strano e particolare rispetto ai leggings che acquisto solitamente. Sono di questo colore panna, beige panna, che vanno a richiamare appunto il colore, come vedete, del maglione. Spero, quando li indosserò, di non sembrare tipo un verme. Sapete quei vermicelli? Vabbè, lasciamo stare. E niente, sono molto molto aderenti e nulla, questi li andrò a mettere appunto al di sotto del mio maglione, tanto è talmente lungo che può essere utilizzato anche come vestito. Vabbè, il leggings è veramente semplicissimo, quindi più di tanto non vi sto a mostrare come è fatto. E poi, per finire,
da H&M ho acquistato un'altra cosa che finirà ovviamente nello scarico del lavandino, come è già accaduto in passato, ovvero ho acquistato, sperate che si sono ingarbugliati tutti, questi carinissimi orecchini, questi cerchietti di varie dimensioni. Ci sono questi più grandi, diciamo che sono dai più grandi ai più piccoli. Adesso qua si sono ingarbugliati tutti. Devo comprare un portagioie per andare a esporre tutti i miei bijou in maniera ordinata, perché io ne ho uno che mi aveva regalato una mia amica, però adesso ho talmente tante gioie, e per gioie intendo questi e non altri, vabbè, di altro tipo, che appunto non ci sono più all'interno, quindi adesso poi magari da Maison du Monde, così cercherò un qualcosa di più carino anche su Amazon. E comunque qua poi ci sono quelli più piccolini e leggermente più cicciotti. Questi li ho pagati 9,99 euro. Guardate un po', mi piacciono tantissimo questi. E questi, gli ultimi due, sono sicura che li metterò tantissimo, sperando di non perderli da qualche parte. Con il capello sciolto, sono un po' in fissa ultimamente con i cerchietti. But you never loved somebody like I just did. But you always hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing, nothing, nothing. Passiamo ora alla preparazione della cena. Questa sera per cena voglio preparare un piatto molto salutare e leggero, ma allo stesso tempo anche gustoso, ovvero degli involtini di verza. Inizio andando a eliminare le foglie di verza che sono un pochettino bruttine, un pochettino diciamo appassite, e poi ne seleziono alcune, quelle del lato più interno, e le vado appunto a staccare. Ogni foglia corrisponderà poi a un nostro involtino. Vado poi a lavare le foglie che ho selezionato sotto l'acqua corrente e le vado poi a sbollentare per qualche minuto all'interno di una pentola contenente dell'acqua bollente. Dopo circa un paio di minuti vado ad estrarre le mie foglie di verza dalla pentola e le metto ad asciugare su un canovaccio. Prendo poi metà cipolla e vado a tagliarla in maniera molto minuziosa. Dopodiché, in una padella, vado a versare un po' di olio extravergine d'oliva e lascio soffriggere la cipolla per qualche minuto.
aggiungo poi all'interno della mia padella del pollo macinato. Come quantità dipende dal numero di foglie di verza che avete ricavato. In questo caso io ho deciso di utilizzare circa 600 g di pollo macinato. Lo vado a cuocere per circa 5 minuti. Aggiungo poi del sale a piacere e del condimento per carni. Prendo poi una manciata di olive nere, volendo potreste lasciarle anche intere, ma io ho deciso di andarle a tagliare in maniera minuziosa con un coltello e vado poi a mescolarle al mio pollo. Vado poi a rivestire una teglia con della carta forno. A proposito di teglie, mi trovo molto bene con queste che ho acquistato all'Ipercop in promozione, tra l'altro. Grazie a questo acquisto ho potuto eliminare quelle che avevo vecchie, che si sono rovinate tantissimo. Ora prendo ogni singola foglia di verza e vado a inserirvi all'interno il mio pollo con le olive. E vado a chiudere ogni singola foglia come se appunto fosse un involtino. Nel caso in cui non riusciste a chiudere la vostra foglia, potrete aiutarvi tranquillamente con degli spiedini. Vado poi a riporre ogni singolo involtino di verza al di sopra della mia teglia. In forno a 200 gradi, in forno preriscaldato per 10 minuti circa. I'll be yours if you let me hold you tight, but I don't know.